e importando immigrati clandestini da tutta Europa. Voi pensate che oggi nella nostra regione non ci sono clandestini che arrivano dal Mediterraneo, ma persone che oltrepassano il confine terrestre, quindi da altri paesi europei, principalmente dall'Austria, senza che le forze dell'ordine possano far niente perché sono sotto organico. E scusate, io chiederei un applauso per le forze dell'ordine che ogni giorno, malgrado quanto siano state umiliate in termini economici, in termini di persone, in termini di mezzi a disposizione, malgrado tutto questo continuano a difendere la sicurezza dei nostri cittadini. Quindi grazie, grazie mille, sono lì, grazie. E dicevo, i confini non si proteggono, arrivano qui e che idea geniale ha avuto il PD in questa regione? Sparpagliare questi immigrati clandestini su tutto il territorio con la grande soluzione che si chiama accoglienza diffusa. Cioè, ma voi sembra, chi entra illegalmente gli viene permesso di fare quello che vuole, circolare dove vuole, non a caso. Nel programma del Partito Democratico, scritto nero su bianco, se non credete a me andate sul sito della regione e trovate il programma, c'è scritto che la grande genialata è quella di mettere uno SPRAR in ogni regione. Per tradurlo in italiano, mettere immigrati clandestini in ogni comune di questa regione. Questo è il progetto che ha il PD per il futuro del Friuli Venezia Giulia. Allora voi capite che noi qui dobbiamo fare una battaglia seria. Dobbiamo dire con chiarezza che chi è entrato illegalmente, trattandolo con dignità e rispetto, ma deve essere messo in un centro e non può scorrazzare e andare dove vuole, non può circolare liberamente. Grazie. Ho capito che apprezzi. Secondo, a voi, avete visto il bando della prefettura di Trieste? 12 milioni di euro, non soltanto per garantire vitto alloggio, ma anche il trasporto pubblico nel centro abitato più vicino per i immigrati clandestini, il taglio di barba e capelli, non si sa mai che non siano alla moda, la cura del verde, perché se hanno un pezzo di terra davanti non sa mai che sporchino le mani tagliando qualche ciuffo d'erba, l'acquisto di materiale ludico, perché magari vanno gratuitamente a fare un giro in centro, poi tornano, si annoiano, gli comprano il materiale ludico. Le cure dentistiche, perché loro poi sono iscritti nel servizio sanitario regionale. Cioè, per capirci, non è l'emergenza, che è quello, figuratevi. Se c'è un'emergenza salviamo la vita a chiunque. Ma nel servizio sanitario regionale vuol dire che gli dai le cure dentistiche, quello che magari ogni cittadino deve pagarsi perché magari ci sono le liste d'attesa e non riesce ad accedere alla prestazione sanitaria. Anche su questo, perdonate, ma non potevamo fare come regione una cosa normale, ovvero guardare cosa è successo nelle altre regioni. Nel vicino Veneto hanno aperto la possibilità di fare le visite specialistiche e gli esami anche nelle ore serali, abbattendo le liste d'attesa e permettendo a chi lavora di dover chiedere permesso, e ottimizzando la spesa sanitaria, perché se il sistema sanitario fa prevenzione vuol dire che non dovrà curare, le persone staranno meglio e ci saranno migliore spesa. Purtroppo chi ha governato questa regione, invece di guardare le cose che funzionano per i cittadini, ha preferito non guardare cosa fanno in un'altra regione, semplicemente perché è governata da un presidente che è Luca Zaia, che è stato un grande presidente ma di un altro colore politico, che è un grande presidente. Allora io l'impegno che prendo qui oggi, guardate, non è di risolvere se mi darete la fiducia e se questa regione darà la fiducia alla nostra coalizione, non è di risolvere tutti i problemi in un giorno, non è di con la bacchetta magica di dare 1.000 euro a tutti per stare a casa e non lavorare. Ve lo dico, non prendo in giro il dramma delle persone. Adesso ci arrivo. Non sono quello che dice do 100 euro a testa per ogni figlio fino a 18 anni. In questa campagna elettorale io ho incontrato una mamma e un papà che mi hanno detto che si vergognano a dire ai propri figli che non hanno i soldi per fare la spesa. E io non me la sento, ma non politicamente, umanamente,
di prendere in giro queste persone con promesse fasulle, perché sul dramma delle persone non si gioca. L'impegno che ci mettiamo invece è di incidere, per esempio, sulla pressione fiscale. Possiamo farlo con la Regione a Statuto Speciale e incentivare le imprese ad investire, a creare lavoro. Il lavoro c'è se c'è l'impresa, non se si fa assistenzialismo fino a se stesso. Ci impegniamo insieme a medici, infermieri, operatori sociosanitari ad ascoltare e rimettere in piedi il diritto alla salute negato ai cittadini di questa Regione. Siamo passati dal terzo posto come servizi sanitari al 20° posto, penultimi in tutta Italia. Questo è solo il bollino che ci lascia purtroppo il Partito Democratico al governo di questa Regione. Ci impegniamo a rimettere in piedi gli enti locali, i sindaci che hanno dovuto combattere contro una Regione che ha avuto ricatti e che pensava di comandare, accentrare il potere in poche mani. Noi decentreremo, daremo potere ai sindaci e al territorio. La Regione deve fare le leggi, il territorio deve amministrare. Loro volevano il potere in una mano, noi invece non governiamo per gestire il potere, ma per dare risposte ai cittadini. L'impegno che prendiamo è quello di fare due grandi negoziati col governo. Il primo, appunto, sull'immigrazione. Pretenderemo e saremo sindacato del territorio per dire che bisogna presidiare i confini, e il Friuli Venezia Giulia non può essere utilizzato come un immenso campo di immigrati clandestini. E infine, grazie anche al patto che abbiamo fatto con le altre regioni, Veneto, Liguria e Lombardia, scusatemi lo sfogo, mi hanno accusato di aver fatto il patto di aver svenduto l'autonomia. Ci ho fatto il patto perché le altre regioni, insieme alla nostra, difendano le risorse che Serracchiani ha svenduto a Roma, 1.800.000.000 di euro, 1.500 euro a residenti e neonati compresi. Quel patto si sono impegnati Veneto, Lombardia e Liguria a combattere insieme a noi, e quelli che hanno svenduto gli interessi dei cittadini di questa regione accusano me di combattere contro l'autonomia. Siamo alla follia. Va bene, in questa campagna elettorale hanno detto di tutto. Ho scoperto che sono a favore del femminicidio. Voi sapete che sono un famoso assassino seriale di donne che vado in giro. Qua il fan è grandissimo. Secondo, lo so che non lo so, non ho coltelli sotto la tasca, non rischiate niente. Secondo, hanno detto che ho fatto perdere 23.000 posti di lavoro nel 2013. Si sono dimenticati di dire che Fedriga, insieme a tutta la Lega, erano parlamentari di opposizione. Chi governava era il PD, che stava al governo e garantiva la maggioranza e ha appoggiato Monti, Letta, Renzi, Gentiloni. È magia, la magia della campagna elettorale. D'altronde, chi non può portare alla propria gente cosa ha fatto nei 5 anni precedenti, perché altrimenti le persone li prendono a calci nel sedere e si devono inventare menzogne sugli altri. Noi però la prendiamo con un sorriso, perché abbiamo la coscienza pulita a differenza loro, e ci presentiamo con la nostra faccia davanti alla gente per governare insieme. Io vado a concludere prendendo un impegno, e l'impegno è che farò degli errori. Guardate, io vi dico oggi che farò degli errori. È umano. Perché chi vi dice che non sbaglierà mai o è un bugiardo o è uno scemo, e non mi ritengo tale. Però la seconda cosa che vi prometto è che se avrò l'onore di rappresentare la mia terra insieme a tutta la giunta, continueremo ad essere negli ospedali, nelle imprese, sulle strade per ascoltare. E quando ci direte quegli errori, avremo l'umiltà di correggerci, perché lo scopo è dare risposte a voi, non autoincensarci o fingerci essere perfetti, come ha fatto Serracchiani, Renzi e compagni. Siamo diversi in questo. Non vogliamo amministrare per avere la poltrona, vorremmo amministrare con i nostri limiti, ma per dare risposte alle esigenze che ogni giorno emergono dai nostri territori e dalla nostra gente. Quindi io vi ringrazio. Ma domenica dobbiamo metterci tutti l'impegno. Capisco che siamo in mezzo a un ponte, quello del 25 aprile e del 1 maggio, fanno di tutto per non farci votare, si sono inventati anche il 29 aprile per scoraggiare la gente ad andare a votare, ma noi dobbiamo dimostrare che questi bassi trucchetti del PD
non valgono nulla rispetto alla voglia di cambiamento e di democrazia che c'è in Friuli Venezia Giulia. Quindi grazie di essere. Grazie per avermi dato l'onore di rappresentarvi per 10 anni ormai in Parlamento. Spero di avere l'onore di governare insieme a voi il futuro della nostra terra e dei nostri figli. Grazie mille, grazie di cuore. E adesso lascio la parola. Grazie. E adesso lascio la parola a chi non ha solo l'onere e l'onore di cambiare il futuro della nostra regione, ma chi si è preso sulle spalle, malgrado quanto sta succedendo a Roma, dove la combinano di tutti i colori, ma si è preso sulle spalle l'onere e l'onore di cambiare il futuro di tutto il paese. Lascio la parola a Matteo Salvini. E grazie. Dico solo una cosa. Noi, guardate, come stanno facendo i leader del PD, poteva starsene in vacanza tutto il tempo, ormai le elezioni sono venute. Avete visto chi è mandata qua? Nessuno in pratica. Di Maio non comparso. Chi ha messo la faccia qui è l'unica persona che è qui per rappresentare le istanze della gente prima, ma soprattutto dopo le elezioni politiche. Questa dimostra chi fa politica per i propri interessi e chi lo fa per la propria gente. Matteo Salvini. Innanzitutto grazie, vi posso chiedere una cosa? Una piazza così, io a Trieste non me l'aspettavo, fatelo da solo l'applauso, perché dovreste essere qua a vedere che spettacolo. Quindi ringrazio chi è uscito dall'ufficio e si è fermato una mezz'oretta, chi è uscito dal negozio, chi ha chiuso i libri perché stava preparando l'esame, ringrazio mamma e papà con dei bambini. Ed è bello vedere che c'è il futuro in questa piazza, c'è chi nonostante tutto scommette sul futuro e porta dei bimbi e delle bimbe a sentire gente un po' strana che però ha l'obiettivo di lasciare questa terra come ce l'hanno lasciata i nostri genitori e i nostri nonni, così bella, così pulita, con una speranza di costruirsi un futuro qua. L'obiettivo è questo, quindi io non parlo mai degli altri, però l'ha detto Massimiliano. Gli altri hanno già messo il conto di perdere. Del Partito Democratico non si è visto nessuno. Anzi, ho scritto a chi l'ha visto perché sono preoccupato per la Serracchiana. Non c'è più notizia di Deborah Serracchiana. Non una parola, non un incontro. Voglio dire, se uno ha governato per 5 anni... e se è il primo a non farsi vedere in giro per Trieste, per il Friuli, Venezia Giulia, evidentemente perché il PD ha vergogna di quello che ha fatto negli ultimi 5 anni. Dei 5 Stelle non c'è traccia, sono impegnati a cercare Renzi. Scappa, lui lo insegue. Matteo, dove vai? No, voglio accordarmi con te. No, ti schifo. No, ma io invece ti voglio. Ecco, sappiate che chi sceglie questo simbolo domenica in cabina elettorale sceglie la coerenza. Chi vota Lega non andrà mai con la sinistra e col Partito Democratico. Mai. Chi vota Lega è alternativo alla Serracchiani, a Bolsonaro, a Renzi, alla Boschi, a Gentiloni, a tutti. Perché ormai sembra che essere coerenti sia fuori moda. Me lo diceva oggi qualche giornalista. Che barba Salvini. È un mese che dici le stesse cose. Ma dai. Io non potrei mai, anzi invidio quelli che trattano una settimana con la Lega e una settimana con la sinistra. Una settimana con la Lega e una settimana con la sinistra. Non ci riesco,
perché i miei genitori mi hanno insegnato a mantenere la parola. Gli italiani hanno votato il 4 marzo, gli italiani hanno votato in maggioranza il centrodestra, o c'è un governo di centrodestra o non c'è nessun governo di centrodestra. O c'è la Lega al governo o si torna a votare domani mattina e vinciamo da soli e governiamo da soli, senza andare a chiedere niente a nessuno. Questo lo dico a qualcuno che, essendo arrivato secondo, pensa di dettare le regole a quelli che sono arrivati primi, e penso anche sottovoce a qualcuno della squadra che è arrivata prima, che però non esclude di ragionare con Renzi e col PD. Mai! Con Renzi e col PD, mai! Né in Friuli Venezia Giulia né in Italia, mai! Abbiamo già dato. Anche perché la prima legge che io voglio smontare pezzetto per pezzetto è una legge che è stata partorita da questa insana alleanza tra il PD e qualcun altro, ed è la legge Fornero, maledetta lei, maledetta chi l'ha votata, da cancellare dalla faccia della terra per restituire il diritto al lavoro e alla pensione a milioni di italiani. Il lavoro è al centro. Io me li ricordo gli operai della Eaton, me le ricordo le tante crisi aziendali a Trieste, in Friuli Venezia Giulia. Sono contento che ci sia un sindaco in un'amministrazione comunale che mette il lavoro, la bellezza, lo sviluppo, il porto, il commercio, il turismo al centro dell'attività amministrativa di una città. Quindi bravo sindaco, e voglio tornare a inaugurare i cantieri che voi state aprendo, e questo me lo prendo come impegno. E bravo anche a un vice sindaco che dopo 20 anni apre una caserma della polizia locale e vuole riportare un po' di ordine e di sicurezza per le strade di Trieste. Attenzione, non vorrei che qualcuno si offendesse, perché ho letto che il segretario del Partito Democratico ha detto che domenica molti di voi rischiano di votare per una destra becera. Becera. Perché parlare di sicurezza per qualcuno è becero, anzi, noi vorremmo, secondo i compagnucci del PD, arrivare al Far West. Il Far West, lo dico da milanese, si vive nella mia città, dove stanotte una ragazza di 21 anni che tornava a casa è stata accoltellata e rapinata da due balordi nordafricani che dovrebbero essere messi sul primo barcone destinazione Nord Africa e non rivedere mai più questo paese per il resto dei loro giorni. Questo è il Far West. Questo è il Far West. Attenzione, se andiamo al governo, come anche grazie al vostro voto andremo al governo, perché domenica non è solo un voto per Trieste, ma tutta Europa guarderà il voto di Trieste, a Berlino, a Parigi, a Bruxelles, a Francoforte, sono preoccupati. Perché se voi continuerete a fare quello che abbiamo fatto il 4 marzo, ossia a continuare questa rivoluzione del buonsenso, votando la Lega, la musica cambia in Italia e in Europa. E noi non andiamo più col cappello in mano a Bruxelles. E iniziamo a distribuire un po' di clandestini anche agli altri, perché non siamo un campo profughi. Questo... Ecco. La prima legge che vorrei approvare con un governo e con un Parlamento normale costa zero, perché spesso volentieri le leggi migliori costano zero, e sancisce un principio: a casa nostra, a casa vostra, nel vostro negozio, la legittima difesa è sempre e comunque legittima difesa, di giorno e di notte, di mattina e di sera, per chiunque, per chiunque. Non devono avere paura gli immigrati, questa è una balla, è pieno di immigrati regolari e per bene che hanno votato, votano e voteranno Lega perché vogliono anche loro crescere i loro figli tranquilli in una comunità tranquilla. Il problema non è il colore della pelle, a Trieste come nell'Italia che voglio devono aver paura i delinquenti che devono essere riportati a casa dal primo all'ultimo, ovunque siano nati. Questi devono avere paura, assolutamente sì. Quindi grazie, perché è vero, lo diceva Max, dopo il 4 marzo molti segretari di partito, molti deputati, molti senatori sono spariti, perché quello che dovevano fare l'hanno fatto.
i voti che dovevano prendere li hanno presi, la poltrona che si dovevano assicurare se la sono assicurata, e tanti saluti a Trieste, a Udine, a Pordenone, a Gorizia, e chi si è visto si è visto. Io invece penso che in un momento difficile la differenza la fai dopo il voto, non prima del voto. Quindi io vi chiedo di mandare questo ragazzo a fare il governatore per 5 anni e io torno a Trieste da presidente del Consiglio per lavorare insieme a Massimiliano e prendere per mano questa splendida terra per 10 anni, non per 5. Per 10 anni, non per 5. E poi che il buon Dio ce la mandi buona, se si può dire buon Dio, perché io ricordo che in campagna elettorale a Milano, quando c'era una piazza Duomo bellissima e stupenda, mi ero impegnato a fare quello che non vedo l'ora di cominciare a fare sulla Costituzione, sulle leggi dell'uomo, poi però per qualcuno ebbi il torto di tirar fuori un rosario per prendermi un impegno anche con qualcuno che sta più in alto, perché io non è una questione religiosa ma è una questione di identità, di comunità. Se qualcuno si vergogna del nostro passato vuol dire che non ha nessun futuro. Noi abbiamo secoli di storia alle spalle, io voglio dare rispetto a chi mi porta rispetto, però se arrivi a Trieste non puoi imporre il tuo modo di vivere, di lavorare, il tuo Dio, e non mi piace il presepe, non mi piace Gesù Bambino, non mi piace le campane e non mi piace pane e salame. Torna a casa tua se non ti piace niente di Trieste. Nessuno ti vuole trattenere contro la tua volontà a Trieste. Quindi rispetto in cambio di rispetto, rispetto in cambio di rispetto. Per le donne e i bambini che scappano dalla guerra, Trieste sarà casa loro. Non so in giro per Trieste quante donne e bambini siriani ci sono. Stamattina siamo passati da Gradisca a Disonzo e più che donne e bambini uscivano un sacco di ragazzi belli robusti con il cappellino, il telefonino, le scarpe da tennis, e tutti avevano una bicicletta. E io gli ho chiesto: ma dov'è che hanno preso le biciclette? Donazioni. Donazioni. Hai donato una bicicletta inconsapevolmente. E tu hai fatto un dono. Ma è come la donazione dei cavi di rame a favore dei rom. Sono quelle donazioni spontanee, non richieste. Nottetempo, vabbè, sorridiamo, ma ci vorrà un po' di tempo per risistemare le cose, ripartendo dai ragazzi, dai bimbi, dai banchi di scuola, ricordando, e lo dico a pochi giorni dal 25 aprile e a pochi giorni dal 1 maggio, che vorrei che tornassero a essere occasioni di unità per tutti gli italiani e non solo per chi sventola la bandiera rossa e chi si è impossessato di queste ricorrenze. Per ricordare a Trieste che non ci sono, e questo lo dovremmo riportare sui banchi di scuola e sui testi scolastici, non esistono morti di serie A e morti di serie B, e i martiri delle foibe hanno lo stesso diritto di essere ricordati come tutti gli altri martiri di queste guerre che spero non si ripetano. Non esistono triestini di serie A o triestini di serie B. Però esiste un confine che nel 1918 veniva difeso. Poi potevi essere da questa parte o dall'altra parte, ma se i nostri nonni e i nostri bisnonni hanno dato la vita per difendere una comunità e perché non passasse lo straniero, io voglio un'Italia che per rispetto a questi nonni torni a controllare i suoi confini, a verificare chi entra e chi esce da questo paese. Perché non possiamo far entrare tutti, anche perché poi leggi richiedenti asilo, settimana l'altra a Pordenone, in attesa di pagarci le pensioni, come dice la Boldrini, una ventina di questi richiedenti asilo occupava il tempo spacciando droga ai ragazzini. Non è un modo educato di passare il tempo a spacciare droga ai ragazzini, non è corretto, però sono già in giro, ragazzi. Ecco, la frustrazione, il problema dell'Italia non è fare tante nuove leggi, è di fare in modo che vengano applicate, e per questo sarà fondamentale anche riformare il mondo della giustizia,
perché non è possibile che poliziotti e carabinieri arrestino spacciatori e delinquenti e il giudice di turno li faccia uscire un quarto d'ora dopo come se nulla fosse accaduto. Quindi c'è tanto da fare, c'è tanto da fare, sono contento, in bocca al lupo a voi. In bocca al lupo, perché l'unica speranza che rimane alla sinistra è che domenica voti poca gente. Già hanno capito che hanno perso, infatti non è venuto, è venuto a Trieste Renzi, è venuto Martina, ma non se ne è accorto nessuno. Pensate al problema di Martina, lui arriva ma nessuno se ne accorge. È il segretario del PD ma non lo fanno entrare neanche i comizi del PD perché non le riconoscono. Dico, scusi, lei chi è? No, sarei il segretario. No, ma lei non è il segretario, era mica Renzi il segretario. No, ma Renzi si è dimesso. No, non si è dimesso perché comanda lui, eccetera, eccetera, eccetera. Non mi interessa. Loro però hanno messo la data delle elezioni domenica 29 aprile, tra il 25 aprile e il 1 maggio. Io sono sicuro che ciascuno di voi conosce almeno una persona, e non ditemi di no perché non ci credo, che dice, ha ragione Federica, ha ragione Salvini, ha ragione la Lega, sta sinistra ha rotto le palle, speriamo di cambiare, non ne posso più, però io domenica non voto perché vado a fare il ponte. E tanto, alzi la mano chi conosce almeno una persona che domenica non vota. Ragazzi, è un problema questo. Perché se il tuo vicino dice... Ragione la Lega, basta, questi qua hanno fatto disastri, non se ne può più, voglio che Trieste torni in Trieste, il Friuli Venezia Giulia torni in Friuli Venezia Giulia, e quindi speriamo vinca la Lega, però io non voto perché tanto vota lui. Poi lui non vota perché tanto vota lei va al mare perché tanto vota lui va in montagna perché tanto vota lui, e lunedì ci svegliamo col Partito Democratico che governa il Friuli Venezia Giulia. No, ragazzi, avete 48 ore per attaccarvi al telefono e dire se proprio devi farti due giorni di vacanza, parti domenica alle 7:30 ma prima vai a votare. Perché se non voti poi stai zitto per 5 anni. Se non voti non rompi le scatole per 5 anni. Quindi o parti alle 7:30 o torni domenica sera alle 10:30. Scegliete, oppure visto che ormai a fare i ponti sono rimasti più quelli di sinistra che invece i leghisti, perché gli unici che votano a sinistra ormai sono quelli col portafoglio pieno che non hanno problemi, mentre chi ha i problemi della vita reale è qua e sta a Trieste. E quindi in bocca al lupo, anche perché ogni singolo voto fa la differenza. Io non dico che mi interessa la competizione del centrodestra, no, l'obiettivo della Lega è di far dimenticare 5 anni di disastri del Partito Democratico. Quindi io non vado a dire non votate gli altri, non mi interessa. Dico semplicemente e umilmente che questo simbolo è un simbolo di concretezza, di onestà, mi permetto di aggiungere di lealtà. Perché è un mese che qualcuno mi propone ministeri su ministeri, se rompo il patto di lealtà fatto con gli italiani il 4 marzo, ma io non tradisco per un ministero. Molto semplicemente, io rispetto il voto degli italiani e non me ne frega niente di un ministero in più o in meno. Però non voglio neanche passare per scemo. E nel nome di questa lealtà, sentire che qualcuno dice però non votate troppo la Lega perché se la Lega prende troppi voti poi chissà cosa fanno, ragazzi votate Lega e lasciate perdere tutto il resto, lasciate perdere gli insulti, le polemiche, gli sfici, i litigi, guardiamo avanti, non guardiamo indietro, chi vive guardando indietro non va molto lontano, quindi lavoro, sicurezza, sviluppo, turismo, valori, chiudo con questa riflessione e lo dico da papà, ci sono alcuni valori che non sono quantificabili economicamente, che però secondo me sono i capisaldi di una società, e alcune notizie di questa settimana mi hanno fortemente preoccupato, con quella notizia che arrivava da Torino dove per la prima volta nella storia d'Italia è venuto al mondo un bambino
con due mamme senza papà. Miracolo. Due mamme ma neanche un papà. Io voglio andare al governo per difendere i diritti di chi non ha voce. I bambini hanno il diritto di avere una mamma e un papà, di venire al mondo se ci sono una mamma e un papà, di venire adottati se ci sono una mamma e un papà. Il resto è egoismo degli adulti, sulla pelle dei bambini. Gli uteri in affitto e i bambini in vendita mi fanno schifo, non sono il futuro che interessa per questa cosa. Gli uteri in affitto e i bambini in vendita. E qualcuno mi dirà che sono becero, no, io ci tengo a che si guardi avanti senza inventarsi cose strane, varie ed eventuali. In bocca al lupo, è una piazza stupenda, è una città stupenda. Viva la Lega, viva Trieste, grazie a tutti voi e grazie a nostro migliore collega. Ci vediamo settimana prossima con un nuovo governatore e spero presto la Presidente del Consiglio. Grazie a tutti. Grazie anche alle banconate, alla Tina Strate. Abbiamo qua Valentini. Ragazzi, prima di andare via, io ho tempo. Sulla buona scuola, tranquilla, è una delle prime che vado a cambiare maestri, diplomati. Ciao, vi posso chiedere? Tranquilla. Qualcuno vuole fare una foto? Vai, foto. Ho capito che faccio notte, non c'è problema. Però ragazzi, cambio merci, foto in cambio di volantini. Si sale da qua, da qua. Max, guarda qua. Alzagli il braccio. Aspetta, ecco, così anticipiamo. L'ascella pezzata. Anticipiamo. L'ascella pezzata. Dio, sei grande, bravo, complimenti. Ho visto il progetto del...